Va bene, va bene, va bene. Va bene così. Cosa prendi? Allora prendo questa. Gli. Allora, il contatore è giù, se qualcuno va, io vado io. Un giro. Yep. Allora, no, Carillon. No, lo specchio. Boilum libera. Evocazione. Sarà di nuovo la zampa? Contatore acceso. Garage libero. C'è la Gigia. Ok, io. E ci si può nascondere nel seminterrato. Ok. Alex Brock, dove sei? Dacci un segno. Probabilmente. Dacci un segno. Sento, sì, sfiatella qui. Sfiatella. 4 e 2, qualcosa del genere. Forse qui. Sì, beh, ottima, ottima mise en place della, della videocamera lì. Vabbè. Qui. Anzi, fatemi vedere prima se, se ci vedo delle sfere. Va. Sì. Fiatellanza c'è. Cioè. Cerco. Okay. Cerco l'osso. Sfera no, però. Che si sa? Ti buzza. Ha toccato dove ho messo la fotocamera, la videocamera. Proprio a dirmi, sono qui. Ah, abbiamo un. Un video editor abbiamo. Sì, sì, è. Un attore seriale. È un futuro TikToker questo. Ma infatti Alex Brock mi dava il nome da, da esemplare TikToker, vabbè. Ci sta. Ok, porto la spirit e il sale. Ok. Qui sbroccolo. I broccoli li ho mangiati a pranzo. 1 e 3, dai, dai che puoi congelare, dai, confido in te. Aspetta che gli parlo. Ok, io esco fuori. Non trovo l'osso. Dai, spegni e accendi la macchina, spegni e accendi la macchina. Perché? Che roba assurda però. Ah, è passato sul sale. C'è l'ubbili, c'è l'ubbili. L'ubbili. Sì, pronte. Ultravioletto. Dove era il talino? E in automatico il Vrit se ne va, se ne va, se ne va. Quindi. Ottimo, spengo. Ultravioletti. Lascio. Vabbè, lascio questo e vado a prendere qualcosa. Crocifisso e sensore. Porto anche l'altro libro. Sì, ok. Sì. No, no, Enzino. Sto facendo Dot e invece era Enzino. No, non fa più piazzare. Ancora sale. Sono io il fan. C'è lì la fotocamera appena fuori. Allora, purifica l'incenso, sfuggi senza morire. Ok. Aspetta, quello abbiamo fotografato di sale. Quello. Aspetta, preso, ok. Ok. Là.
Vabbè, io vi porto un altro poco di salo. Salo. Ha già camminato, mi sa. La fotocamera è buono. Dire che mi ha ok, foto finita. Bella, sì, pronta. Cos'altro sale ancora? Cos'altro abbiamo? Nulla. Nada. Niente per ora. Sappiamo solamente che non è un Vrit. Termometro 3,8, ancora presto. L'8 per ora non ne fa. Adesso. Ah, no. Ok, diamo qualcos'altro. Allora dovremmo riprovare la Spirit. Magari faccio un secondo giro. Mi porto l'incenso però. Avevo letto skin cacca, Marti, invece che skin care, va bene. Cos'è la skin cacca? No, niente, sono io. Quella è la maschera di... È la maschera, sì, esatto. La famosissima maschera di... Di ferro di Leonardo DiCaprio, che interpreta... Assolutamente. MF5. Eccolo qua. Ah, però, che può esserci? Ancora congelamento. È Gorio, però. Non è Spirit, perché l'ha fatto mentre stavo parlando, quindi no. Spirit è... No, infatti Spirit... Non c'è la sfera. Sarà congelamento a questo punto. 1,5, potrebbe essere congelamento. O congelamento. Di un gin. Tutti per il Gorio. Spengo il contatore intanto. Ok. Spento, usciamo. Chiudo la porta. Sei pronto. Perfetto, a posto. Tra l'altro dal soggiorno, davvero? Ci sono ancora i gemelli? No, allora, ok. È così tanto adiacente il salone? E la porta... Beh, oddio, in realtà no. Non dovrebbe allontanarsi così tanto se fosse un Gorio. Perché il Gorio sta nella stanza infestata e in quelle subito adiacenti. Mentre il garage ha di mezzo l'anticamera. Ok, di nuovo in garage perché è passato sul sì, senso. Sì, eh? Sì. È un gin. Si è incazzato anche appena abbiamo spento il contatore. Quindi dovrebbe essere... Forse un Gorio invece, eh? Sì. Mi sembra di aver visto un dot, ma è proprio un secondo dietro la macchina. Però proprio un secondo, quindi non sono sicura. Ah, sai cos'è? Forse la luce del sensore di movimento che fa un po' cilecca. Sì. Può essere anche magari un'ombra, eh. Che dovrebbe vedersi camminare bene lungo la stanza. No, ho visto per un attimo dietro la macchina, quindi può essere che magari è un'ombra.
E magari era chinato. Però abbiamo un'altra videocamera, no, lì? Sì, sì. Quella che ha messo Enzo. Magari qui. Continua a stare lì. Ma questi sono i passi che sta facendo lui? Ma penso che sia l'acqua che sgocciola. In garage c'è qualcosa che sta facendo rumore. Ah. Sì. Ok. No, se probabilmente era un'ombra allora. Purifica l'aria nei pressi, sfuggi, usa l'incenso. Beh, io un altro giro lo faccio. Però questo incenso... Senti, il mio cuore batte per te. C'è solo la porta? Questa l'avevo chiusa io. Ok. Incenso io? Ha lanciato il libro per aria. Ok. Vabbè, incenso allora. Sì, preso. È qua. La porta ancora 3-8. Ha spostato anche il manichino. Luce sempre giù. 2,4, però non congela. 1,1. Però è indubbiamente qui. Lascio l'altro incenso se vuoi. Mm-hmm. Là, vicino alla macchina. Grazie. Ah, io mi prendo. Dai, fatti vedere. No, solo fumo. Mi ha lanciato un martello in testa. E qualcuno che ha votato te, mi sa. Oh. Siamo in filo. Chi è che ha lanciato il martello, chat? È stato crema, mi sa. È stato nocciola, di la verità. Io vi troverò, vi troverò. Vi troverò. 5? Sì. E cazzarola, però. E 5? Vabbè, calmati, dai. Infatti. Ah no, ma già sapevamo che era 5, mannaccia. Sì, sì. Sapevamo che era 5. Tre e quattro, sta salendo piuttosto che scendere. Quindi non congela. La temperatura probabilmente è stata intorno a uno e qualcosa. Allora. Dove sei? Oh, dove sei? Oh, è finì. Ah no, ce l'ha con te proprio, guarda. Ah, guarda. Caccia. Che insegue me? Ma vattene. Sei quello che ha ricevuto un nome. Sei lo streamer. Ma sai che potrebbe essere anche un myling? Ma giudicare da quanto poco si sentiva la voce? Io non so perché se eravamo giù, ma non lo sentivo. Cioè, lo sentivo poco. Myling dovrebbe avere libro, però, no? L'unica interazione che ha avuto col libro è stato lanciarlo. 3. Orrà. Ma aspetta, ma qual era l'incenso buono? Questo o questo? Porca. Vedere che ho preso io l'incenso cattivo. Ok. Non lo so. Li ho usati tutti e due, scappa. Vabbè. Non lo so, però non abbiamo più incensi praticamente. Io ce ne ho uno in mano, ma non so neanche se è buono. Fai vedere. Si vede se
Ah sì, è buono. Era buono? Come fare fuori tre incensi in un minuto? Ok. Bellissimo! Dunque, bene. Allora, fatemi un secondo mettere insieme le idee. In tutto questo non ha mai risposto la Spirit, ma la Spirit non può essere. Possono essere queste quattro, ma la sfera di luce non c'è e non c'è mai stata. E ok, abbiamo Jin, Goryeo e Myling. Ora, detto così, di questi tre io mi sentirei di escludere il Goryeo per via del fatto che non si è mai visto un Idot e è comparso in fondo al soggiorno, davanti al televisore. Sul Jin non ho particolari idee. Sul Myling, perché durante la caccia l'ho sentito poco di voce, però potrei sempre sbagliarmi io, perché la distanza è veramente di pochi metri. Però sarei propenso a dire Myling. Ora, il Myling ha bisogno di quel benedetto libro. E anche a giudicare da qua non mi sembra che l'abbia scritto. Siamo... Sai che forse potremmo farcela se ce lo spariamo tutti e tre? Vediamo. Però sale di... No, arriveremo al 40 circa. Vediamo. E comunque sta sempre lì. Dai, arriva al 50. No, 37. Ok. Bene. Piazzo due sensori per traccarlo dal corridoio al soggiorno. Una telecamera davanti alla porta dell'anticamera. Mm-hmm. Magari vediamo meglio anche da qui. E te! No, non è un Myling. Allora è un Jin. Si congelasse. Che magari congeli da un'altra finito? Parte. Finito, sì. Sì. Che magari dobbiamo parte. Eh no, però fuori è 9 gradi. Allora abbiamo un minuto prima che cacci di nuovo. Controllo la temperatura. Quella videocamera lì in mezzo fa body block, eh? 2,7. Sì. Qui è 8,6. Quindi non congela. No, Jin. Dobbiamo far saltare fuori il Goryeo. Il Goryeo, ok. E caccia. Eccolo. Minchia, come passano veloci i minuti, oh. Sto dicendo, perché lo sento così forte dal camion? Se abbiamo un altro dot, potrebbe valer la pena metterlo per attraccarlo, perché ha la doppia possibilità di essere visto. Finito. Ok. Provo a ripiazzare la videocamera messa magari un po' diversamente. Proviamo. Anche se non so come, però proviamo così. Abbiamo due dot, giusto, là? Sì. Uno lo metterei nel corridoio. Corridoio? Proverei... Allora, la videocamera la metto qui che guarda il corridoio. Caccia! Ok. Parte sempre dal garage, sì. Sì, sì.
Finito. Finito. Vediamo se riesco a spostarti il dot. Dove lo metti? Qui, guarda. Qui, su questa parete qui sotto l'orologio. Vediamo dove l'ho buttato adesso, perché l'ho... Ce l'ho io. Ce l'hai tu? Vuoi la videocamera? No, 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 ho già messa. Ok. Merda! No, non mi chiudi dentro però, eh? No, no. Vieni fuori. Scusate. Opete. Non è come compare bene. Ok. Vediamo se di qua passa. Mi tengo pronto con la videocamera, che se sento il sensore di movimento dentro la cambio. Niente. Però sta facendo qualcosa dentro. Sì, è ancora in garage. Vediamo se è uscito. No, ancora dentro. Sempre lista. Vabbè ragazzi, i libri avrebbe dovuto scriverli. Come però avrebbe dovuto comparire nel dot. Ora, se si sono rotti ancora i libri, è Myling. Però a me non sembra un Myling, perché comunque non è che sia proprio gran silenzio. Tendenzialmente l'avrei escluso anch'io per quello. Però vai a capire. Allora, se non fosse per quell'apparizione in salotto, pure direi che è un Gorio. Anche sì. Se ormai è fisso. Hai capito? Cioè, non si sente basso, quindi non è un Myling. Però è comparso anche lontano, quindi non è un Gorio. Però non è neanche un G, perché non ha scritto lì, perché non congela. Cioè, non è nessuno di questi tre, il che mi fa pensare che sto sbagliando qualcosa, però... Lo Bache? Però non c'è la sfera di luce. Perlomeno non l'abbiamo vista in tre telecamere messe in questa stanza, quindi deduco che o è dietro il camion. Però col dot non la vedi se c'è una se c'è una sfera. Fa un po' fatica. Beh, però lì mi ricordo che prima che piazzassimo le telecamere, sì, aveva guardato. Sì, ho guardato. Anche le sfere si nascondono, cioè, un po'. Vabbè. Boh. Vabbè, vado di Gorio, giusto per seguire la chat. Okay. Sono d'accordo. Vamos. Andiamo? Sì. Sì. È vero che ci mette tanto, però è anche vero che con gli oggetti a livello 3 la percentuale aumenta di interazione al massimo. Vediamo. Ed era un Gorio. Ok. E quindi il pezzettino di dot che avevo visto era corretto. Era quello, va bene.